Ai microfoni della Twin Sebastiani, coach Valli della Golden Gas Senigallia. Coach, un derby a due facce qui al Palasport di Porto Sant'Elpidio, due parziali con Senigallia che ha giocato un buon basket, ha messo in difficoltà la Malloni, terzo quarto in equilibrio, poi il finale è stato tutto a favore di Porto Sant'Elpidio che probabilmente aveva più energia, più freschezza. Quello indubbiamente, perché poi noi facciamo un po' fatica come energia perché stiamo recuperando i giocatori infortunati da tanto tempo, quindi siamo in otto e qualcuno di quei giocatori come Pierantoni, come Cavani è stato fermo molto e quindi deve riprendere. Anche Giampieri stesso, insomma, è un giocatore che è stato fermo 4 mesi, quindi caliamo in questo aspetto. Ma il problema è stato sicuramente le individualità, perché a un certo punto, insomma, gli ultimi canestri di tolto una penetrazione di Lovatti, una di Cacace, il resto sono tutti i canestri con la mano in faccia, da 3 punti difficili di Lovatti, di Cernivani, di Fiorito, quindi insomma le individualità a un certo punto hanno fatto la differenza. E niente, facciamo i complimenti a Sant'Elpidio, speriamo di aumentare la nostra resistenza, perché anche a Bisceglie avevamo fatto una partita analoga e poi eravamo crollati, diciamo, un pochettino l'ultimo quarto. E speriamo di aumentare un po' alla volta la nostra resistenza nell'arco dei 40 minuti e insomma con questo spirito però in trasferta secondo me qualche partita la portiamo via prima o poi. Infatti, coach, la sua squadra comunque ha mostrato dei progressi qua a Porto Sant'Elpidio, se l'è giocata alla pari per buona parte della gara. Probabilmente, come diceva lei, questo avvio di stagione è stato condizionato da un tasso di infortuni elevato che non ha permesso sicuramente a lei di poter allenare al meglio la sua squadra. Conta di recuperare tutti gli uomini e poi comunque questa è una squadra che può giocarsela con tutti. Sì, noi chiaramente abbiamo avuto questi problemi e adesso ormai è inutile che ne parliamo ancora perché tanto sappiamo, abbiamo avuto un precampionato e insomma, fino a 20 giorni fa una situazione difficile anche in allenamento. Adesso cerchiamo di recuperarli e soprattutto iniziamo a calarci bene in questo campionato che è difficilissimo. L'obiettivo deve essere assolutamente provare a evitare se riusciamo il play-out o comunque stare nel gruppo delle squadre che lottano in quella posizione lì, poi vediamo se riusciamo a fare meglio, però il primo obiettivo deve essere quello, deve essere chiaro nella testa di tutti, perché non è il campionato scorso, è un campionato di livello più alto, le squadre come Sant'Elpidio non è la squadra dell'anno scorso, che era una squadra sicuramente inferiore a questa, per fare un esempio di Sant'Elpidio, quindi noi dobbiamo innanzitutto pensare che sarà un campionato dove c'è da soffrire, dove sarà da soffrire, quindi il primo obiettivo è quello, capire questo e stare con la testa lì e lavorare, perché penso che un po' alla volta, soprattutto credo nelle partite in casa, dove dobbiamo cercare di non fallire gli scontri diretti, troveremo punti e secondo me riusciremo a evitare, insomma, quello che io ho il mio obiettivo dei play-out. Con Coach Valli è tutto, coach, le facciamo tanti in bocca al lupo.